Ah, ci vediamo. No. Buonasera. Eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera a Buonasera. tutti. Buonasera. Allora, preoccupatevi, se non ci volete parlare dopo, mi daremo spazio per domande e cose. Aspettiamo ancora qualche tempo per poter aspettare tutti coloro che si stanno collegando. Tutti sentite? Alzate la mano. Così Si così. sente? Bravi. Andrea ha messo anche il pollice su, bravo. Allora, chi avesse problemi di audio, chi non riuscisse cioè a sentire, se dipende dal vostro computer, potete togliere il video perché questo sicuramente aiuta a percepire meglio il suono. Il numero sta crescendo in maniera inesorabile di coloro che si collegano. Vertiginosa. Due minuti e cominciamo, aspettiamo le 7:10. Due Allora, aspettiamo le 7:10, dice minuti. Francesco. Sì, tra 2 minuti cominciamo.
Allora, direi che possiamo cominciare. Sono le 7:10 e quindi ovviamente, forse lo sapete, registriamo questo incontro in modo tale che chi non è riuscito a collegarsi in tempo possa vederlo. Avvertiamo così tutti di questa registrazione. E allora, esercizi spirituali nella vita ordinaria è quello che faremo a partire da lunedì 22. Come si colloca questa iniziativa nel contesto del cammino di quest'anno pastorale? Prima di tutto, nasce dal bisogno di approfondire il discernimento. Il discernimento significa saper intracciare nella propria vita e nella vita della propria comunità e anche nella vita del mondo intero la presenza e l'azione di Dio, la presenza e l'azione dello Spirito Santo. Il cammino sinodale significa una chiesa che tutta insieme si mette in cammino con l'obiettivo di mettersi in ascolto della parola di Dio, di discernere l'ispirazione dello Spirito. Ora, il discernimento, che di per sé è qualcosa che la Chiesa ha sempre fatto in tutti i tempi, è un'arte particolare, che però non si improvvisa, ha bisogno di essere coltivata. Significa allenarci sempre di più a cogliere la voce dello Spirito, a cogliere la voce di Dio nella nostra vita. Sicuramente quando noi apriamo la pagina biblica, quando noi apriamo la scrittura, noi ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Però questo non significa sempre riuscire a individuare cosa il Signore mi dica qui e adesso. Se questo è tanto difficile nella mia vita personale, figurarsi nella vita della mia comunità, quando insieme con gli altri mi fermo e mi chiedo come posso fare per far sì che la nostra, come possiamo fare per far sì che la nostra comunità sia più sinodale, sia più missionaria? Come possiamo allenarci al discernimento della voce dello Spirito, della parola di Dio? Ecco come nascono questi esercizi spirituali. Nascono dall'insopprimibile bisogno di un tempo di silenzio e di ascolto della parola per abituarci, per allenarci all'arte spirituale del discernimento. Sicuramente noi abbiamo fatto anche nel recente passato, l'anno scorso e 2 anni fa, abbiamo vissuto degli appuntamenti sul tempo del discernimento. Sul tema del discernimento mi riferisco ai fine settimana che abbiamo passato a Valle d'Acqua, o agli esercizi spirituali, o a tante altre iniziative sul tema del discernimento fatte nelle parrocchie e ancora negli anni passati, ben prima dell'inizio del cammino sinodale. Però ovviamente molte persone ci hanno detto: il problema è che queste iniziative non sempre sono possibili a tutti. Non tutti, cioè, possono ritagliarsi un fine settimana o più giorni per poter fare per poter vivere un momento di discernimento sulla propria vita. E in effetti questo è un problema reale per tante persone. Ecco di qui l'idea di questa esperienza che vogliamo proporvi oggi, gli esercizi spirituali nella vita. Sì, perché è sempre possibile, anche nelle trame della nostra vita ordinaria, imparare l'arte del discernimento. Quando uno impara a discernere nella propria vita personale, è meglio preparato anche a discernere nella vita della propria comunità cristiana. Ecco allora l'iniziativa di cui Madre Sofia e Don Francesco oggi ci parleranno, ci aiuteranno a entrare nel dettaglio di questa proposta. Aggiungo semplicemente che per poterla vivere non basta semplicemente essere disponibili ad ascoltare un intervento, una meditazione. È proprio necessario individuare nelle trame della propria vita quotidiana un tempo un po' più prolungato, ad esempio un'ora, per poter fare silenzio e mettersi in ascolto della parola di Dio. È quell'ora lì, quel tempo di silenzio lì, il cuore dell'esperienza degli esercizi che sperimenteremo. E allora, buoni esercizi spirituali a tutti. Anche da parte mia vi auguro buoni esercizi, ma perché fare questi 4 giorni di esercizi spirituali? Perché ritagliarsi in questi 4 giorni del tempo
per stare con se stessi e con il Signore. Secondo, chiediamoci veramente questa domanda: perché fare questi esercizi? La mia risposta potrebbe essere perché sono figlia di Dio e io ho bisogno di stare con mio padre, ho bisogno di stare con il Signore Gesù, ho bisogno di sentire la voce dello Spirito Santo dentro di me, ho bisogno di essere custodi del dono preziosissimo della vita spirituale, che non è una realtà scontata dentro di noi, eh? È una realtà presente sin da quando veniamo concepiti nel grembo di nostra madre. Però va custodita, va coltivata, va alimentata, va goduta, va sperimentata, va consapevolizzata, perché ognuno dentro ciascuno di noi c'è un tesoro immenso, incredibile, una miniera, solo che molte volte non la conosciamo, magari conosciamo i nostri meccanismi psicologici. Ecco, adesso molti di noi hanno fatto, fanno psicoterapia. Noi ci conosciamo nei nostri meccanismi psicologici, conosciamo i nostri caratteri, conosciamo le nostre attitudini, ma il tuo spirito lo conosci? La tua eternità, ne hai mai fatto esperienza? La tua anima, di che cosa hai veramente fame, di che cosa hai veramente desiderio? Che cosa ti nutre? Come quando Dio ti parla e cosa ti allontana da Dio, cosa invece ti avvicina a Dio? Ecco, in questi giorni cercheremo insieme, e tu soprattutto, nel segreto della tua camera, cercherai e spero desidererai rispondere a queste domande per essere sempre più ricco, per essere sempre più figlio di Dio, fratello e sorella in una comunità di credenti, membra viva. Un membro vivo che apporta la sua linfa a questa pianta, a questa chiesa che oggi più che mai, ma forse sempre, ha bisogno, ecco, di fratelli, di sorelle, di credenti che vivano in profondità la loro vita spirituale per essere insieme una famiglia di Dio, per essere insieme il popolo santo, che annunzia la bellezza dello stare con Gesù, che non si vergogna di essere cristiana, ma lo vive nel suo quotidiano, nella semplicità. Ecco, questi giorni saranno una prova, una testimonianza, che è possibile essere custode della vita spirituale nel tuo quotidiano, dove ti trovi oggi. E adesso lascio a Francesco la parola per dirvi come verranno vissuti questi giorni. Anche io auguro a tutti di vivere dei giorni belli all'ascolto di Dio che ci parlerà nel suo silenzio. Io vi do delle indicazioni pratiche su come vivere questi giorni, su che cosa fare, come costruirli, perché a differenza appunto di un tempo residenziale, in questi giorni bisognerà un po' costruirli, ognuno ci avrà la responsabilità di trovare i tempi, le occasioni e le cose da fare in base alle indicazioni che noi daremo giorno dopo giorno. Il cuore di questo, la prima cosa importante da fare è trovare del tempo, mezz'ora, meglio ancora un'ora, se qualcosa, se uno ha la possibilità, da dedicare a la meditazione della parola di Dio, secondo il metodo che poi troverete nel materiale che noi vi diamo, ecco. Oppure se già siete abituati, il metodo che sapete usare, però vi daremo delle indicazioni in questo senso nel materiale che riceverete. E questo è il cuore di questa esperienza. E per vivere bene questo, noi abbiamo preparato delle meditazioni che vi verranno inviate, che potete o vedere o ascoltare. E sono meditazioni brevi, durano una ventina di minuti e che danno delle piste
Per poter approfondire attraverso i brani biblici che vi offriamo la possibilità di meditare bene la parola di Dio, di lasciare che Dio parli al vostro cuore. Ogni giorno troverete anche altre cose. Per esempio, un esercizio spirituale da fare, cioè una piccola attenzione, un piccolo gesto da compiere. Proprio un esercizio spirituale legato proprio al tema di quella giornata. Accanto a questo troverete anche delle indicazioni di che cosa si può condividere, di ciò che potete condividere. Perché questo è davvero utile, ci saranno martedì e giovedì la possibilità di vedersi insieme nei 5 punti che abbiamo individuato nella diocesi per poter condividere con alcune persone che con voi, tra di voi, insieme a noi, quello che sta avvenendo. E lì faremo una condivisione un po' mirata, ecco, su alcuni punti che vi indichiamo di giorno in giorno. E, oltre a questo, ogni giorno troverete anche qualche cosa da leggere, ma questo è più del materiale che può esservi utile, soprattutto per continuare e approfondire qualche tema che nasce da questi esercizi. Questo è il cuore di quello che bisogna fare. Accanto a questo ci sono altre piccole attenzioni da avere. La prima, importantissima, è quella di poter parlare di quello che accade negli esercizi spirituali con la guida spirituale. Se ce l'avete, bene. Se non l'avete, può essere l'occasione per sceglierla, per cominciare un percorso. E in questi giorni saremo anche a disposizione, sia io che Madre Sofia. E troverete nostri numeri di telefono e potete contattarci però soltanto via con messaggi SMS, insomma, penso, oppure Telegram oppure WhatsApp e ci mettiamo d'accordo su come incontrarci, se in presenza oppure online, in base alle nostre disponibilità, se proprio ne sentite il bisogno, ecco, ma se avete altri riferimenti nel vostro cammino, ecco, questa è l'occasione poi, o durante l'esercizio, subito dopo, per poter parlare con loro di quello che accade, di quello che nasce in questo tempo. Un'altra cosa, altre cose che potete fare è quello di accompagnare questi giorni anche con la partecipazione alla messa, per esempio, se non siete abituati a farla. Un tempo di adorazione eucaristica, anche semplicemente una visita in chiesa per un po' di tempo nel silenzio, o anche la preghiera della liturgia delle ore o del rosario. Insomma, potete arricchire questi giorni anche di queste forme di preghiera, perché amplificano tutto quello che voi potete aver vissuto nella meditazione personale con la parola di Dio. Ecco. E poi avremo al termine di questi giorni un incontro insieme in cui vivremo un momento soprattutto celebrativo, ma anche di incontro, di scambio, di condivisione di tutto il cammino che abbiamo fatto in questi giorni. Ecco. La proposta è molto semplice. Si tratta di far entrare il silenzio e la parola di Dio proprio nelle maglie della nostra vita, scoprendo che c'è posto per questo, che non è una cosa difficile, impossibile, anzi, magari potrebbe essere anche per qualcuno l'inizio, magari di un modo nuovo di poter vivere la propria vita di fede. Ecco, quindi questo è quello che potrebbe esservi utile in questi giorni. Ora possiamo
prendere del tempo se qualcuno ha qualche osservazione, qualche domanda, vi apriamo la possibilità di parlare e alzando la mano, sì, noi vi diamo la possibilità di vi diamo la possibilità dell'audio. Questo materiale ve lo invieremo e soprattutto via mail, ma anche avete ricevuto un link ad un canale Telegram. E quindi vi daremo il materiale in queste due forme. Chi ha difficoltà con queste due forme, abbiamo previsto anche una stampa, però è più complicato farvela avere anche perché alcune cose saranno difficili da trasmettere in cartaceo, però. Ok. Dunque, se qualcuno vuole intervenire, può alzare. Ecco, c'è. Ok. Sì, penso che la domanda sia retorica, però possiamo utilizzare i materiali anche, diciamo, che ne so, per darlo a persone che non necessariamente partecipino in questi 4 giorni o in questa settimana agli esercizi. Penso per esempio, che ne so, a qualche utilizzarli per incontri di preghiera o altri momenti così, in modo tale anche da condividere. No, penso che sia una domanda retorica, però mi sembra, diciamo, il minimo farla, visto che non è materiale prodotto da me. Certamente, sì, direi senz'altro di sì, può essere utilizzato, può essere, sono materiale che può essere utilizzato per poter vivere dei momenti di preghiera. Può essere dato anche a amici, parenti e conoscenti, sicuramente. Però tenete conto che uno degli aspetti importanti che veniva sottolineato da Francesco è l'apertura del cuore. Quando si fanno gli esercizi spirituali, che li si faccia nella vita o che si faccia residenziali, il centro è il colloquio cuore a cuore col Signore, ma proprio perché sappiamo che il nostro cuore talvolta se ne può andare nel silenzio chissà dove, è molto importante far seguire o accompagnare questa esperienza anche con un colloquio con un accompagnatore spirituale. E questo può essere sempre molto utile. Allora, questo elemento e indicazione metodologica fa sì che anche il materiale che viene dato è da collocare in questo insieme, in questo contesto, in modo tale che possa essere davvero un'esperienza, di esercizi spirituali nella vita. Faccio solo un piccolo esempio. Quando Sant'Ignazio propone le sue meditazioni, dice sempre che chi guida gli esercizi dovrebbe ogni tanto chiedere a chi è accompagnato: ma lo stai facendo il tuo tempo di silenzio? Oppure semplicemente vieni ad ascoltare quello che io ti dico. Questo perché proprio il cuore dell'esperienza degli esercizi è il tempo di silenzio e in un secondo momento la condivisione di quello che emerge in quel tempo di silenzio lì. Allora, se gira del materiale, tener conto che è materiale inutile se non è contenuto dentro l'esperienza degli esercizi. Un po' come quando uno prende il libro degli esercizi di Sant'Ignazio. Provate a comprarlo, è perfettamente inutile se lo leggete così come si legge un libro qualsiasi. Può essere utilizzato solo dentro la dinamica degli esercizi. Non so, Andrea, se ti ho complicato la vita oppure se sono stato chiaro. Io voglio soltanto integrare con due cose. La prima è che questa idea è venuta anche a qualche amico prete, il quale ci ha chiesto se poi possono usare questo materiale nella parrocchia, per esempio, per animare alcune settimane nella loro comunità parrocchiale. E quindi già abbiamo anche le richieste in questo senso. L'altra cosa è che forse l'unica attenzione che potremmo avere è attendere che finiscano questi giorni, no? Cioè, possiamo farlo girare, lo aspettiamo che finiscano, anche perché in questi giorni è bene restare concentrati noi nel fare questa esperienza. Dopodiché possiamo anche condividerla oppure proporla al parroco, non so, anche piccoli nei gruppi può essere utile, però ecco, possiamo anche poi darti qualche supporto in questo. Sì, noi rimaniamo sempre disponibili anche.
anche successivamente, se c'è bisogno di qualche altro approfondimento, ci siamo. Altre domande? Non leggo. Ok. L'altra domanda è: a che ora viene inviato il materiale? Verrà inviato, dicono qui dalla regia, perché voi non lo vedete, ma abbiamo una regia. Viene inviato alla mattina presto, che suppongo sia verso le 6. O Sì. Buonasera. Può addirittura sera prima, però. forse anche la sera prima. Che forse è più facile. Comunque abbiamo una regia veramente ben organizzata, quindi a loro deve proprio, ma tutto il merito, il ringraziamento e la preghiera. Nascosti, dovrei essere io quella nascosta, ma loro sono nascosti e attivi. Vediamo se ci sono altre domande, potete scriverle o alzare la mano. La mano del La manina elettronica, diciamo Ecco, così. rimanere Ecco, elettronico. così. Ok, se no vuol dire che è quasi tutto ok. E che diano conferma di. Ecco, una cosa importante è questa. Proprio nella logica dell'apertura del cuore e della condivisione, è un'esperienza anche molto bella condividere quello che emerge dagli esercizi, sia martedì che giovedì. I punti dove è possibile ritrovarsi sono diversi, sono accessibili a tutti, ce n'è uno per ogni via, anzi più di uno. Di conseguenza vi raccomandiamo anche questo momento, perché quello che io ho potuto comprendere della parola di Dio a partire dalla mia vita, viene arricchito da quello che condividi tu, di quello che hai colto nella parola di Dio a partire dalla tua vita. Allora, mi scuso che ho tolto il video, però non ho una connessione stabile, quindi sono riuscita a seguire poco. Riuscite a sentirmi? Sì. Ora sì. Ok, niente, in questa connessione instabile mi sono persa qualche pezzettino, però penso di aver capito dall'ultima risposta che ha dato lei adesso. Questi momenti di condivisione. Che sono di martedì e di giovedì. Sono dei momenti, vorrei che mi spiegassi un attimo meglio perché me li sono persi, cioè Okay. nel racconto ho perso un po' questo pezzetto. Allora, ci saranno questi incontri di condivisione che servono a vederci insieme e che serviranno appunto anche a fare un po' il punto di come sta andando personalmente, è un'occasione che viene data. Ogni giorno nella scheda che riceverete troverete anche proprio una cosa da condividere per evitare che diventano delle condivisioni, diciamo, su tutto, ecco, ma invece sono delle condivisioni un po' mirate, no? E che sono in cinque punti della nostra diocesi, uno per vicaria, ma la vallata ce n'è due, una, no? Sono due in vallata. E ecco, certamente se voi fate sapere prima che andate in questi punti, ancora meglio, così ci si organizza perché possa essere ancora più semplice la condivisione. Va bene? Sì, l'abbiamo fatto nell'iscrizione. Grazie, grazie mille. Perfetto, grazie. È chiaro che in questi spazi di condivisione alcuni elementi molto personali non siamo tenuti a condividerli, però sicuramente, ripeto, è un'esperienza di grande ricchezza quello di poter condividere il condivisibile, quello che può essere utile per arricchire gli altri. E poi ci possono essere anche delle domande sui singoli contenuti, oppure le domande, se volete, un po' più di metodo, di come vivere il tempo del silenzio, il tempo della preghiera. Altra domanda. Allora.
Allora, leggiamo anche la chat. Siamo proprio... allora, l'incontro celebrazione finale si svolgerà in cattedrale alle 21 il venerdì 26, giusto? E sarà un'occasione bella per stare un po' insieme. Un altro consiglio che sentirei bisogno di dire è, magari ci sono delle persone che sono più abituate al silenzio e alla solitudine. Noi vedrete che sono molti esercizi in modo particolare sull'esperienza del silenzio e dell'ascolto della parola. Altre persone che sono meno abituate, per cui quando si fa un tempo di silenzio più prolungato, ecco che siamo assaliti dai pensieri, dai ricordi, dalle immaginazioni. Non bisogna spaventarsi, non bisogna soprattutto scoraggiarsi. Cioè, è proprio lì che il Signore ci vuole incontrare, con tutto il nostro mondo interiore, talvolta un po' faticoso. Negli esercizi spirituali della vita, il tempo di silenzio, trovato all'interno delle maglie, diceva prima Madre Sofia, della nostra quotidianità, è un tempo dove siamo invitati a concentrarci molto. Nell'esperienza degli esercizi più prolungata, un silenzio che dura un fine settimana, ecco che abbiamo più tempo per entrare agevolmente nel silenzio. In questa esperienza abbiamo un tempo più limitato, un'ora sembra tanto, ma in realtà non lo è. Allora, di conseguenza, è bene necessario viverla pienamente, evitare di essere presi da altre occupazioni in quell'ora lì, calarcisi dentro il più possibile. E dire, bene, io non devo fare niente, ma proprio niente per un'ora, soltanto stare con te, Signore. E se mi squilla il cellulare, non lo sentirò neppure perché lo spegnerò. Se mi cerca qualcuno, non risponderò. Un'ora solo con te e con tutto il mio mondo interiore, per poterti trovare, per poterti incontrare. Ecco, è bene custodire quest'ora di tempo. Ecco, non evitarla, evitare di inquinarla con altre cose. Se non ci sono domande e non abbiamo nient'altro da aggiungere, Madre Sofia, Don Francesco. Bene, possiamo darci appuntamento a Lunedì. lunedì. Lunedì, ci vediamo lunedì. Ci vedremo lunedì. Ecco. Ah, iscrivetevi al canale Telegram perché sul canale Telegram noi non possiamo dire tutto, però ogni tanto usciranno anche delle piccole sorprese, quindi approfittate del fatto che c'è il canale Telegram. Il canale Telegram, lo sappiamo, è il social delle spie russe e degli esercizi spirituali. Quindi è molto riservato, diciamo. Sì. Altre richieste? Io non leggo assolutamente niente da qui. Va bene, ognuno è libero di iscriversi al canale Telegram, ma è uno dei canali su cui si possono dire anche altre cose. Comunque tutto lo riceverete anche per mail, ecco, quindi. Benissimo. Bene, allora arrivederci a lunedì Grazie, a e lunedì. buon fine settimana. Buon fine settimana, grazie. Arrivederci. Ciao.